Buongiorno cuori, buongiornissimissimo. Allora, siamo al venerdì prima di Pasqua e io ho deciso di girare questo video perché voglio innanzitutto farvi tanti cari carissimi auguri di buona Pasqua e poi voglio farvi vedere, prima di riporle, le creazioni che ho fatto in questi ultimi giorni con parte del materiale che ho comprato a Napoli. La seconda parte del video del materiale che ho comprato a Napoli ve la metterò online la prossima settimana, ma siccome sto mettendo via le creazioni, perché allora ragazzi, la prossima settimana mi troverete il 22 aprile, Pasquetta a Bosco Chiesa Nuova, in Piazza della Chiesa. Poi mi troverete il 25 aprile a San Giovanni Lupatoto e il 28 aprile a San Bonifacio. San Giovanni Lupatoto, la festa del Sambuco. E San Bonifacio, un'altra festa che non mi ricordo. Perdonatemi, ma sì, sì, sto iniziando i mercatini. Allora, cuori, poi vi voglio fare un discorso velocissimo, ma io ci tengo molto a dirvi queste cose. Allora, il mio canale nasce da questa mia grande passione. Io non sono giovanissima, cioè non ho 20, 30, 40 anni, sono un po' più vecchia, quindi io non ho bisogno di diventare una youtuber. Anche se vi dico la verità che io quando giro e faccio dei vlog mi giro verso le persone e gli dico ma io sono una youtuber, ma perché mi diverto ragazzi, mi diverto, e lo scopo di questo canale è il divertirsi insieme a voi condividendo questa mia passione, ma anche parte della mia vita, quello che ho voglia di dirvi, di fare. Quindi cuori, io non è che ho fatto un giveaway perché voglio raggiungere 1500 iscritti. Io ho fatto il giveaway perché avevo voglia di donarvi qualcosa. E cioè, proprio per questo, poi ho messo un numero esagerato sicuramente, ma ho messo un numero, ma io di partenza non è che ho la finalità di arrivare a 10.000 iscritti, 20.000 iscritti, da avere chissà che vendite, oppure da avere... No ragazzi, io lo faccio per passione. Quindi chi è iscritto al mio canale, spero che sia iscritto perché gli piace stare con me. Non per far numero, io mi trovo poco, devo dire poco, ma persone che mi dicono mi sono iscritta al tuo canale, ricambi. Allora ragazzi, e io, come ho appena detto, lo faccio per divertimento. Nel momento in cui non mi diverto più, io vi saluto e chiudo e non faccio più video. Quindi io mi voglio iscrivere, essere libera di iscrivermi dove mi piace iscrivermi. No per ricambiare, perché anche a me dà fastidio essere un numero che poi non guarda i video, che poi non segue il canale, che poi non ha tempo. Cioè, e neanch'io vorrei solo dei numeri nel mio canale, e io voglio essere libera. Per cui, ragazzi, adesso in Instagram succede così, vedo tante persone che si iscrivono, poi improvvisamente mi cala il numero. Ma perché? Cioè, io non ricambio. Se io non vi conosco, se io non c'ho un minimo di rapporto con voi e non mi sento portata e da vedere il vostro canale o da vedere il vostro Instagram, non ha senso che io faccia un numero. Sono già nella vita un numero per tante cose. Quindi, guardate, anche nel divertimento non voglio essere un numero. Ok, adesso vi faccio vedere velocemente quello che ho fatto. Chiacchiero poco. E allora, questo bracciale, questo...
Questo. Allora, ho fatto degli assemblaggi, ma ho fatto anche delle cose che adesso vedrete dal nulla. Allora, questo l'ho fatto vedere nel video creazione. Ho fatto questa collana molto lunga. Queste rosse sono madreperle e questi sono cristalli e la catena è in alluminio. Questo viene sfalsato, non viene pari pari. E insomma, ho voluto fare questa cosa perché mi piace tantissimo. Ok, poi vediamo un po'. Poi ho fatto una serie di orecchini. Questo è tutto il materiale che ho preso a Napoli, ma non ve l'ho fatto vedere nel video acquisti perché li avevo già montati e quindi ho detto preferisco fare il video creazioni e farveli vedere lì. Allora, questo, guardate che carini. Qua c'è il cavalluccio, qui c'è il portafortuna e anche qui. Questi ne ho fatti tre. Adesso vi faccio vedere. Allora, eccolo qua. Questo io mi sono messa in mente che sia il Vesuvio. Quindi guardate. Per me è il Vesuvio, ok? E questi sono fatti così. E poi sono in legno leggerissimi, eh? E poi ancora. Vabbè, dai, facciamo che questo è lo Stromboli. Facciamo ragazzi che è quello che si vuole. La fantasia non ha limiti e questo è fatto così, questi sono fatti così. La fantasia non ha limiti, per cui ognuno si può sentire quel che vuole. Allora, questi eccoli qua. Allora, di quella via vi faccio vedere anche queste piastrelline che ho comprato sempre a Napoli e che vi ho fatto vedere che le ho montate così, guardate. Allora, qua ci ho messo i polipetti sempre presi a Napoli. Questa è resina, le avevo già comprate. Ecco, vedete, facendomi vedere, mi manca quello lì, devo metterlo. Allora, questo qua che non accumuliamo. Ho sempre preso paesaggi marini perché lo sapete che amo il mare, nonostante io soffra il caldo e quindi ci vada raramente. Eccolo qua, ci vado a ottobre, ci vado a giugno. Anche questi mi piacciono tantissimo. Poi un altro paesaggio. Eccolo qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ve ne faccio vedere uno perché l'altro devo cercarlo. Ecco, mi mancava la batteria scarica e vi faccio vedere quest'ultima che è la donna con l'orecchino di perla. Un quadro molto molto famoso da cui è stato scritto un libro, tratto un film e mi è piaciuto, secondo me è finissima. Bene, cuori, qui si sta scaricando, quindi la metto in carica e poi ritorno. Eccomi qui, nel frattempo che si caricava giusto quel poco per finire il video, ho riordinato. Scusate, siccome ho intenzione di metterlo online questa sera, cercherò di fare, cioè non ho tempo, cuori, farò un montaggio veloce. Voglio farvi vedere queste ultime creazioni che ho fatto con i fiori. Allora, mi è venuto in mente che potevo comporli assieme. Guardate. E così ho creato delle collane, questa, così, che ne dite? Foglie di edera e tutte viole del pensiero, queste sono più grandi, sono dei girocolli. Spero che piacciano, ditemi voi cosa ne pensate, perché guardate, ho fatto questo, fatto così e con pietre dure e perle di madreperla. Invece queste sono tutte pietre dure. Eccole qua. E l'ultimo è questo.
è questo. Adesso c'è un po' di riflesso perché la luce non è una luce naturale, ma spero che si veda. Eccole qua. Che ne pensate? Bene cuori, vi saluto. Vi ringrazio di seguirmi. La settimana prossima metterò la seconda parte del video acquisti a Napoli. Auguri, auguri, auguri. Un bacione grande e grazie di cuore a tutti voi. Un bacione, ciao!